Anticoli, racconti dalla valle. 2. Il mistero di Monte Porciano. Seconda parte. Capitolo 4. Il fattaccio. Nei 3 giorni che vennero non successe nulla di particolare, perché la vita a castello era alquanto monotona e noiosa. Neanche in confessione il frate riuscì a scoprire notizie utili da riferire al suo padrone, finché una sera si fece una bella festa in suo onore. Ogni scusa era buona. Fu una festa pagana da dei dell'Olimpo. Ocaro solato al forno, cotechine e lenticchie, pagnotte, prosciutti, formaggio e polenta, carni di picciona, di asino e di vacca, un cesto pieno di fichi, di melecotogne e di castagne secche, e poi tanto vino, botti di vino, bianco e rosso, anche un poco di quello frizzante che ci sta bene, e poi di contorno tanti peccati, perché è peccato rottare, fare aria di ventre, guardare le femmine, toccare le serve, ubriacarsi di vino e di beffe. Lui, che era un buon frate e non avvezzo alle scene pagane, stava ormai tutto appannato, assai ubriaco. I 3 fratelli non facevano altro che riempirgli il boccale. Pensava che a questo punto poteva ben bene andare a dormire nel suo bel giaciglio di paglia. Sorretto da un servo, si alzò e disse: «Ego, domani di buon'ora devo partire. Ego, ringrazio vostra ospitalitate. Con vostra licenza vi dico buonanotte in nome dei Patri, Fili, Setti, Spiriti Santi». Il sonno però tardava a venire. Frate Catracchio si girava e si rigirava nel letto. Poi a un certo punto cominciò a sentire rumori di lotta e strani sospiri. Pensò essere un sogno, ma si sentiva assai desto. Si alzò, si avvicinò all'uscio e mise l'orecchio alla porta. Gli strani rumori sembravano quasi sollazzi. In punta di piedi, frate Catracchio uscì nel corridoio. Senza fare rumore, attraversò uno stanzone, aprì lentamente una porticina e salì una scala. I rumori si facevano sempre più chiari. Venivano dalla stanza di Dama Rosmunda. Erano voci di donna e voci di maschio. Che Dio lo perdoni! Il povero frate si diresse alla porta e guardò con l'occhio sinistro attraverso un buco del legno dentro la stanza. Furono visti sotto i lenzuoli corpi agguantati di femmina e maschio, insieme a versi di gola, insulti e sospiri. Catracchio restò allora appoggiato con la punta del naso sulla porta peccatrice, fino a quando non vide 2 piedi, anzi 4 piedi pelosi di maschio più un crine biondo di donna, fino a quando non sentì muggiti feroci e sbuffi leggeri, fino a quando non caddero a terra cacciati dal letto, prima Goffredo, poi Ferraguto e infine Rimbaldo. Con lo sguardo sconvolto da cotanto peccato, frate Catracchio si segnò il petto ansimante e stette a pregare. Poi, sempre in punta di piedi, ritornò sui suoi passi, scese pian piano la scala, attraversò lo stanzone a passo veloce, percorse il corridoio quasi correndo, irruppe nella sua stanza e, come un lampo, si gettò ansimante sul giaciglio di paglia. Forse il poveretto aveva solo sognato, e sognare nemmeno San Paolo diceva esser peccato. Si addormentò e questa volta sognò davvero. Cosa è meglio non dirlo, appunto perché era un sogno. Nella storia i sogni non hanno importanza, anche se poi, quando il frate riferì il fattaccio all'archiatra Viviani, confuse quel che aveva visto con quel che aveva sognato. L'archiatra andò su tutte le furie. Offeso, disfatto, umiliato. Voleva salire a castello e fare come Cristo fece nel tempio. Ma la sua vendetta doveva essere più atroce. Allora fece finta di nulla,
fu calmo, ignaro e paziente. Dopo tempo chiamò a sé il notaio e gli dettò un testamento nel quale lasciava tutti i suoi averi al vescovato di Ferentino, dal castello alle gatte. Ai suoi tre figli snaturati alla fedigrafa moglie lasciò un tozzo di pane e una ghirba di aceto affinché facessero penitenza. Poi, continuando a far finta di nulla, pian piano moriva. Capitolo 5. Fuoco e fiamme. Quando fu sul punto di morte, Pietro Viviani fece chiamare al suo capezzale i tre figli e la moglie. Con respiro affannoso rivelò la sua atroce vendetta e spirò col sorriso felice. I tre figli non ebbero lacrime agli occhi, ma bava alla bocca. Rosmonda nel pianto diceva: «Non è possibile questo, siete voi padroni di tutto per antico diritto feudale. Il feudo è vostro e guai a chi ve lo toglie». Ferraguto rispose: «Ma lo testamento è fatto, non se pote annullarlo». E Rosmonda: «Ma se pote comunque bruciarlo». Secondo il furbo consiglio della matrigna, nottetempo i tre fratellastri, quatti quatti, entrarono in biblioteca e dettero fuoco a tutte le carte. Subito un gran fumo si propagò in tutte le stanze. Ci fu un vorticoso andare e venire, di qua topi e scarafaggi che scappavano, di là servi e soldati con secchi d'acqua per spegnere il fuoco. E più si spegneva le fiamme, più aumentava il fumo negli occhi e si vagava come tanti ubriachi. Goffredo e Rimbaldo, imbriachi, lo erano davvero, e ridevano e cantavano, e stavolta lacrimavano anche loro, non per disperazione o pentimento, ma per aver i piedi tutti cotti dal fuoco. Così li vide il frate. Col dito puntato nell'aria gridò: «Fiamme infernali se accibiant! Appiccaste lo fuoco al castello con causa rabbia e vendetta!» «Cosa dice lo frate? A bruciare le carte illegali peccato non est, frato! A bruciammo lo testamento infame di Messer Pedro, nostro padre eroe defunto!» «E per abbruciare una carta date lo fuoco alla storia?» «Cosa ve importa, frato?» «Ma non sta qui lo testamento». «E donde sta?» chiesero i tre fratelli. «Dolti peccatores, lo testamento de Messer Pietro Viviani sta allo capitolo de Ferentino». E mentre frate Catracchio si dava da fare per spegnere le fiamme rimaste, i tre disperati fratelli scesero a valle per dar fuoco all'archivio del vescovo. Cosa fu e cosa non fu, Papa Pio II decise che il castello di Monte Porciano fosse di proprietà del vescovo di Ferentino. Era il 5 giugno del 1464. Tempo dopo la rocca di Monte Porciano venne rasa al suolo. A veder cadere le tre torri del castello sembrava che cadessero uno a uno i tre fratelli, Goffredo, Ferraguto e Rimbaldo. Quando poi toccò la rocca, come non pensare a quella poverella di Rosmonda? Con la distruzione del castello tutti i villani del borgo andarono via. Rimase soltanto qualche pastore. Molti anni dopo, un gruppo di persone che scappavano da Guarcino decisero di costruire lì il loro nuovo paese, un poco più in basso del vecchio. Le prime case le fecero proprio con i sassi del castello. Se oggi andate laggiù e appoggiate l'orecchio sul muro delle case più antiche, potrebbe capitarvi di sentire lontano l'ultimo pianto di Donna Rosmonda e dei tre figliastri snaturati che ormai avevano perso tutto.
l'amore, le cose, l'onore. Ehi!